Brutto tempo adesso, fuori il grigio, siamo a casa, ma niente paura. Una buona tazza di tè e questo libro di Marguerite Duras che ho appena comprato e che leggerò per voi. A presto. Ecco qua, ho finalmente letto per voi, ve lo faccio vedere un po' meglio, moderato cantabile. Questa edizione l'ho pagata 7 euro lungo la Senna. E il libro è stato scritto nel 58, questa edizione, questo qui è stato stampato nel 72, è un romanzo, uno dei primi naturalmente, di Marguerite Duras. Di che cosa parla? Beh, la storia mi è andata in un luogo di mare, c'è una signora che ha un figlio giovane che porta a lezioni di piano, e il titolo deriva dal pezzo che questo ragazzo continua a suonare sotto lo stimolo della sua insegnante di piano, ma lui non ne ha tanta voglia. Mentre durante una lezione alla quale assiste anche sua mamma, avviene un omicidio nel bar sotto sulla strada. Una donna viene uccisa dal suo amante, il quale poi si pente, viene portato via dalla polizia. Lui non vuole staccarsi dal corpo della sua e della donna che ha ucciso, e da qui insomma parte la storia. La storia è abbastanza semplice: questa donna va più volte, torna nel bar dove è successo questo fatto, e lì incontra un uomo, probabilmente un operaio disoccupato, oppure e cominciano a parlare di questa storia, cercano di capire, o forse anche di inventare insomma un motivo per cui questa donna è stata uccisa dal suo amante, no? E tutto il libro, breve peraltro, è la storia di tutti questi incontri fra queste due persone, incontri durante i quali cominciano a parlare e parlano, inventano probabilmente, a mio parere sembra che inventino, perché questo uomo ha ucciso la sua donna. E tutti i loro dialoghi sono un mescolarsi di aspetti di erotismo soffuso, mai dichiarato, di un'attenzione alla vita e alla morte, al perché poi forse questa donna desiderava essere uccisa dal suo uomo. A volte sembra che nel raccontare questa storia raccontino di loro stessi. Si trovano in questo bar, bevono, lei beve molto, si ubriaca quasi tutte le volte, va in questo bar, porta il suo figliuolo che poi va a giocare fuori sul mare, è una cittadina di mare, no? E si continua ad andare avanti in questo modo e finisce nel nulla, non succede nulla, non avvengono rapporti di nessun tipo carnali fra queste due persone, ci sono delle feste, tutto resta molto molto soffuso, quindi morte e al tempo stesso felicità. E tutta questa serie di sottintesi che ci sono fra i due personaggi che piace, molto molto bella, e ti lascia lì attaccato al libro, anche se questo libro non racconta una storia diciamo con un particolare, però sei attaccato a questo modo di parlare di Marguerite Duras. Bene, io lo consiglio questo libro, io non credo ci sia, anzi sicuramente c'è anche in italiano, moderato cantabile. Sapete, sopra le partiture delle varie sonate mettono sempre allegro, allegretto, ecco. Moderato cantabile era il brano che questo ragazzo suonava sempre. Ecco qua, vi faccio vedere il titolo e ovviamente buona lettura.